Normalmente che succede? L'inverno non ci fa tanto di mangiare insalate, cose fredde, però ci perdiamo una cosa fantastica, le insalate di arance. E in questo caso le insalate di tarocchi. Questi sono i tarocchi, quelli che ci sono adesso in questo momento. Guardate le sfumature, questo qua dipende molto dal grado di maturazione dell'arancia. È stupendo. Quando si parla di tarocchi si parla di Catania, della Valle dell'Etna, si parla di qualcosa di veramente buono che solo noi italiani abbiamo. Quindi facciamo questa insalata di arance. Io la farò un po' tra il classico e un pochino qualcosa ci ho aggiunto sempre come faccio io di casa Mariola. Quindi, queste non sono. Ecco qua, già sta qualcuno che sarebbe buono, garbate. Allora, e queste non sono tarocchi. Questi sono tarocchi. Questa è un'altra tipologia di arancia, più chiara, vedete? Guardate quanto è chiara, è proprio completamente diversa. Lo spessore della buccia, guardate, è molto più spessa e è un'arancia da mangiare così. Io aggiungerò anche il finocchio, che c'è una famosa insalata di arance e finocchio. Allora, i finocchi, quali dobbiamo scegliere? I maschi, sì, i maschi, che ci sono i maschi e le femmine nei finocchi. E quelli, quali sono i maschi? Allora, normalmente hanno una protuberanza qui, che fa sembrare il maschietto o che fa capire che è il maschietto. Poi che cosa hanno? Sono, vedete, un po' più tondi, guardate. E normalmente se no ci sono quei finocchi un po' schiacciati e un po' più schiacciati e meno tondi di questi qua. Questo è il finocchio giusto da mangiare d'insalata. Allora, normalmente che succede? La prima parte è la prima, diciamo, camicia del finocchio, facciamolo così. La prima foglia è sempre, sentite che scrocchiarello? Allora, è sempre quella un po' più spessa, un po' più dura. Quindi io la eliminerei. Ecco qua, questo, perfetto. Vedete? È il maschietto? Eccolo qua. Ok. Poi tolgo queste cose qui. Poi prendo una mandolina che viene sicuramente meglio. Metto acqua e ghiaccio qui, così diventa bello croccante ancora di più. E cominciamo a tagliare. Come dicevo prima, è più buono il finocchio maschio fatto così ad insalata. Eccoci qua, pronto. Questo è più sufficiente. Metto qui proprio nel ghiaccio, bene, così senti il freddo, si indurisce. Allora, facciamo così. Tagliamo un coltello a sega, mi raccomando, non roviniamo i coltelli, perché sono sempre una base acida, sono gli agrumi e quindi tendono a pe far perdere il filo della lama al coltello liscio, non quella a seghetta. Quindi quello indicato è il coltello a sega. Vedete come faccio? Arrotondo, giro il coltello in questa maniera, così. Poi, adesso qui c'è una cosa importante da capire. O li tagliamo in questa maniera, che a me piace molto, così, guardate che bello, che siano tutti questi colori fantastici, o se no si può fare un altro taglio che adesso vi faccio vedere. Un altro tipo di taglio è questo, però che succede? Essendo molto piccolo lo spicchio di arancia, vedete che succede? Faccio molta fatica a togliere soltanto lo spicchio senza la pelle, perché la pelle la lascio qui, io la lascio così in questa maniera. Si chiama pelare a vivo, ok? Allora, perché oggi ho fatto questa insalata? Anche perché per ricordare che un mio amico Roberto, che fa parte del Lilt Roma, che giustamente mi dice: Massimiliano, facciamo prevenzione. Facciamo lezione e l'arancia è una cosa, è un elemento antitumorale, quindi fa bene, approfittiamo delle cose di stagione. Quindi facciamo così, pure il gatto oggi si lamenta, andiamo avanti. Poi, allora che faccio? Vedete questi scarti, chiamiamoli così, della pelatura a vivo? Faccio in questa maniera, lo spremo qua dentro, guardate qua dentro, vedete quel bel succo, bellissimo. Quindi stiamo parlando di cose serie. E dobbiamo fare prevenzione, mi raccomando. Allora, quindi poi aggiungo dell'olio, in questo caso dell'olio ligure, del mio amico Agostino di Somariva, eccolo qua, del sale che ci sta benissimo, del pepe abbondante, mi piace questo dolce dell'arancia con sale e pepe. Perfetto. Poi che faccio? Guardate. Faccio una sorta di sidromet, vedete?
e si addensa molto così, perché emulsioniamo il succo dell'arancia con l'olio e ci siamo, questo è a posto. Poi prendo i finocchi, l'asciugo leggermente, ma non ne metto tantissimi finocchi, mi piacciono più l'arancia, mi piace insomma in questa insalata, quindi l'asciugo un pochino così, vedete che si è un po' arricciato, guardate, vedete come sono arricciati, perfetto, li metto qui così. Poi mettiamo le nostre fette d'arancia bellissime così, in questa maniera, guardate che bello, così. Altri due finocchi che facciamo anche un, eccoci qua, un attimo. Poi mettiamo due olivette che ci stanno benissimo, in questo caso taggiasche, eccole qui, ta 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 ta. E poi la nostra citronette, ok, e poi lo sapete che cosa ci aggiungo, questa cosa che mi ricorda molto la Sicilia, un po' di origano secco. Allora, questo per me è un piatto fantastico. L'assaggiamo, anche se già sappiamo che è una bontà. Mamma mia. È un piatto di tanta salute. Mi raccomando, sempre il nostro motto: semplice, buono e di qualità. E anche economico. Buon appetito a tutti quanti!